Bentornati sul canale Non Aperto Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua per presentarvi, farvi vedere il primo numero di Asylum. Quando ho conosciuto i ragazzi Asylum mi sono esaltato subito. Loro hanno un progetto molto interessante. Intanto portano una rivista horror, la metto qua così la vedete un po'. Portano una rivista horror in un mercato dove non ci sono più riviste horror. Insomma, se vi piace il cartaceo, se vi piace collezionare riviste dove insomma si parla di horror, questa è l'occasione per farlo. Costa solo 5 euro e vi arriva direttamente a casa, quindi non la trovate in libreria, non la trovate in edicola. Questa modalità di spedizione a casa ha permesso di tenere un prezzo della rivista veramente basso, perché 5 euro, e vi assicuro che ora che ce l'ho in mano, con copertina ultra patinata bellissima e dentro è molto bella, ora ve la farò vedere. Ve la apro una pagina a caso e poi vi aprirò per farvi vedere un po' come è impaginata e poi vi aprirò quello che secondo me è la cosa più importante di tutta la rivista. Lo dico perché sono fazioso, perché dentro la rivista c'è una sezione dedicata a noi, quindi Non Aprite Questo Blog, dove noi scriviamo un articolone che scegliamo, insomma decidiamo insieme al direttore artistico della rivista, e partecipiamo a questo primo numero. Il progetto è di continuare questa collaborazione con Asylum, perché come potete vedere la rivista è qui ed è bella e sono seri. Quindi trovate il nostro articolo che si chiama La tecnologia che uccide, lo storytelling nei film horror dagli anni 80 ai giorni nostri, scritto da Alessia Arnold, che è una nostra redattrice ormai da un bel po' e che avrete anche già visto in vari video di anteprime stampa a cui va sempre. E insomma, questo è il suo articolo. Poi alla fine trovate anche un piccolo trafiletto dove racconto un po' la storia del blog. Allora, per parlarvi un po' della rivista, è abbastanza varia, perché come potete vedere c'è un'intervista dell'Argento, un focus su Suspiria, giustamente esce il remake, quindi mi sembra minimo trattarlo, lo faremo anche noi nel canale. Poi c'è una strana storia dedicata a Yayoi Kazuma, l'artista che vive in manicomio, insomma un bel tipo. Halloween, il nuovo Halloween che c'è stato, anche qua c'è un articolo dedicato a Halloween, c'è un articolo dedicato a The Purge, Giorno del Giudizio, e tantissime altre cose. Questo è il primo numero. Vista la nostra partecipazione, questo diventa automaticamente un oggetto da collezione. Qui lo dico, lo firmo, questo è un oggetto da collezione, perché è il primo, in assoluto, il primo articolo cartaceo di Non Aprite Questo Blog stampato ufficialmente su una rivista. Quindi iniziate a comprarle e collezionarle. Se fate l'abbonamento credo che risparmiate veramente un sacco. La rivista è collegata, perché è creata da un collettivo che ha creato questo progetto, e insieme alla rivista ha creato anche un evento, un festival con cortometraggi in concorso, tante cose, solito cose che si fanno nei festival. Vi metto i dettagli sul festival di Asylum nella descrizione del video. Vi metterò nel video anche il link per acquistare la rivista. Comprate tutti i numeri, è un bimestrale. Soprattutto, se l'avete comprato, mandateci la foto, scrivete un commento qua sotto nel video, insomma fateci sapere che se l'avete comprato, per avere un nostro ricordo, una nostra cosa che sicuramente vi riposteremo sulla pagina esprimendo tutta la nostra gratitudine. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, lasciate un commento, lasciate like e soprattutto comprate Asylum. Alla prossima!